Sono contento di aver proprio stamattina insieme a Nico Pirozzi annunciato pubblicamente in occasione del ricordo di Luciana Pacifici a Borgo Refici, questa bimba uccisa dalla barbarie nazista ad Auschwitz, sostituendo il magistrato Azzariti, presidente del Tribunale della Razza, Luciana Pacifici. Ma vogliamo andare oltre, e lo stiamo facendo in questi anni con la toponomastica, quindi abbiamo deciso, e lo faremo nei tempi più rapidi possibili, al di là degli adempimenti formali, ma sicuramente lo delibereremo nella prossima riunione della Commissione Toponomastica, non più Piazza Letecchio, bensì Piazza Giorgio Ascarelli, figura importante che ha un rilievo assai simbolico, assai forte come ricordo e come memoria, assai attuale oggi. E poi quale luogo meglio di quello può essere intestata ad Ascarelli, visto che è stato il primo presidente anche della società sportiva Calcio Napoli. E nei prossimi giorni attueremo anche la decisione già presa della Commissione Toponomastica di sostituire a via Vittorio Emanuele III, che ricordiamoci anche il promulgatore della legge sulla razza, con Salvatore Morelli. Quindi sono operazioni importanti di ricostruzione della storia, di memoria, e in questo momento è importante che vengano anche soprattutto da Napoli questi messaggi, perché Napoli, città delle quattro giornate, perché stanno ritornando attuali termini, argomenti, simbologie che dovevano scomparire per sempre da qualsiasi ritorno rispetto al passato. Penso al dibattito surreale, spregevole, offensivo e immorale, oltre che politicamente squallido, sulla razza che sta interessando addirittura uno dei candidati alla guida della Regione Lombardia. Quindi i messaggi oggi sono importanti e ho molto apprezzato anche le parole di questi giorni del Presidente della Repubblica, che sono state parole chiare e nette. Su questi temi ci vogliono parole chiare e comportamenti forti.